Allora, la cosa è veramente strana. Io ho portato mio figlio, dopo che ho sentito parlare di questo sport, in una società, appunto nel Rimini Rugby, e ho trovato un ambiente così accogliente da una parte e secondo me positivo dall'altra, per cui sono rimasto legato a quell'ambiente e ho deciso di diventare allenatore di rugby. Trovo che il rugby abbia un fantastico potere educativo, sia per i piccini che per i più grandi. È veramente uno sport di squadra, è veramente una scuola di vita, perché si capisce sul campo che cosa vuol dire giocare da soli o giocare con l'aiuto degli altri e quanto siano importanti gli altri per noi. È veramente molto importante. È difficile spiegarlo, mi faccio prendere un po' dal, ma dico sempre che non è né meglio né peggio degli altri sport, è una cosa diversa. Perché è un modo di vivere, una volta che lo apprendi, lo fai tuo o già lo avevi dentro e riesci a farti esprimere quello che senti, basta, è fatto. Non puoi fare nessun altro sport con la stessa intensità e passione. Una domenica senza rugby è una domenica persa. Quindi tutte le cose che riusciamo a fare le facciamo. Anche col mondo arbitrale ci ha creato un gruppo di amici, quasi fratelli, con cui condividiamo, passiamo serate, ci divertiamo. Una seconda famiglia. Sono appassionato di rugby principalmente per l'ambiente, che da quando ero ragazzino mi sono sentito accolto dai compagni, dagli allenatori, e quindi è diventata una seconda famiglia. Adesso ancora sempre più forte diventa questo legame. Perché il rugby è società e unione. E divertimento, scusami. Questa è una domanda bellissima. Il rugby a me ha dato tantissimo. Cioè, il rugby è la mia vita, mi ha insegnato tantissimo. Secondo me il rugby ha dei valori che noi dovremmo farci veramente vanto di questi valori e trasmetterli. Purtroppo non siamo tanto in grado di farlo. Cioè, già solo il fatto di andare sempre avanti, di evitare gli ostacoli, di cercare sempre una soluzione, già questo aiuta tantissimo. A livello educativo ha una potenza incredibile. Non c'è un perché. Sono arrivato al campo, negli anni in cui ho iniziato a giocare a rugby io non avevamo un campo così, avevamo un campo non di patate ma di pietre, quindi avrei avuto anche tutti i presupposti per andare via, però mi è sempre piaciuto l'ambiente, lo sport mi ha sempre entusiasmato, forse è stato bravo il mio allenatore a farmi appassionare, non lo so, però non sono più andato via.